C'era una ragione per la quale quando avevo 10 anni circa volevo a tutti i costi iniziare ad arrampicare. E quella ragione si chiama Manolo, il mago, che passando davanti ai miei occhi attraverso la famosissima pubblicità mi lasciava ammaliato dalla delicatezza e leggerezza del suo gesto. Prendere un appiglio piccolo alla fine... Alla fine ci accorgiamo che possiamo... cercarne uno ancora più piccolo. Sale slegato fino all'8A, enfatizzatore dell'aspetto mentale, arrampica spesso con protezioni molto psycho, poste a distanze diciamo non convenzionali. Nel 1981 sale il Mattino dei Maghi e nel 1986 il primo 8B italiano, chiamato Ultimo Movimento. Raggiunge l'8C con la salita di The Dream in Val Noana. Il mago rimane una delle figure di spicco dell'arrampicata globale, avendo mostrato al mondo come un corpo possa veleggiare delicatamente su appigli che oggi, nella maggior parte dei casi, non vengono più presi in considerazione.